Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Siamo al video appuntamento con le informazioni su Parigi. Oggi il video sarà appunto su Parigi, quando andare. Uno dice sempre, e ha ragione, non c'è un periodo ben preciso dove ideale per andare a Parigi. Parigi è una città in cui si può andare veramente sempre, a parte l'inverno che magari è un po' rigido. Comunque, su quando andare, io ho messo tre date, tre feste. Le ho messe qui, non sono in ordine di importanza, sono proprio in ordine temporale, perché una è il 21 giugno, l'altra è il 14 luglio e l'altra è in inverno, il terzo giovedì del mese di novembre. Poi ci sono altri periodi che vi ho indicato. Allora mi sono scritta qui perché le informazioni sono tante, spero di non dimenticare niente. Comunque sapete che per qualsiasi tipo di informazione che vi do, trovate anche il sito con tutti i chiarimenti più dettagliati, insomma. Allora, 21 giugno. Festa della musica, una bellissima festa che coinvolge non solo Parigi, ma tutta la Francia. È anche chiamata festa d'inizio d'estate, festa del solstizio, 21 giugno. In tutta Parigi, io parlo di Parigi perché conosco Parigi e non le altre zone. Comunque, a partire dal tardo pomeriggio del 21 giugno fino alla mattina del giorno dopo, per tutta la notte, in tutta Parigi, in tutte le vie, in tutte le piazze, le stazioni. Qua sulla Quai de la Seine ci sono concerti e musica gratuita per tutti. Cioè, dal concerto di musica jazz, dai concertini musica tradizionale, dal coro del Conservatorio della Musica, coro Conservatorio della Musica di Parigi, ed è una bellissima festa. Non è una festa a scopo di lucro, tutto, tutto, tutto è gratuito. Si canta, si balla, si suona, c'è l'imbarazzo della scelta. Allora, il programma della Festa della Musica è sul sito, è sufficiente che guardate e vedete. Per tutta Parigi potete scegliergli un po' quelli che sono secondo i vostri gusti personali. Io vi consiglio magari di andare a Saint-Germain nel quartiere del Marais, che è anche molto bello, e là non prefissarsi con un solo concerto, di muoversi a seconda della musica che incontrate, vi fermate, bevete qualcosa, ballate, cantate e via dicendo. E c'è molta confusione. Comunque, se avete intenzione di tornare a casa in metro, scordatevelo, cercate magari di partire un po' distante, poi man mano che della serata avvicinarsi verso l'hotel, perché quando ci sono feste così rinomate, dove c'è tutta Parigi che scende in piazza, poi rientrare è un po' problematico, almeno per quanto riguarda i mezzi pubblici. Anche comunque prendere un taxi, beccarlo, non è facile. Possono esserci anche dei mega concertoni. Io sono stata al concerto gratuito di Lenny Kravitz. Però ve li sconsiglio quelli, perché certo che fa gola andare gratuitamente, però c'è il finimondo, sono pericolosi, c'è calca, c'è gente che pesta, insomma. Io ho trovato molto più carino e molto più folcloristico che si possa parlare veramente anche con i parigini, che scendono anche loro, scendono raramente in piazza per far festa, però lo fanno volentieri proprio in occasione quella della musica, in quella festa lì. Per cui girate, vi lasciate andare un po' così, dove vi portano i suoni, la musica e tutto quanto. E tutti i concerti che vengono fatti, gli aiuti, sono tutti gratuiti, sono fatti e eseguiti da volontari. Se chi mi ascolta, fra i miei iscritti, c'è chi suona in una piccola band e mi è piacere partecipare al Festival della Musica a Parigi, sa che si collega al sito della Festa della Musica a Parigi, c'è anche in versione inglese, e può fare domanda al comune. Questo ci deve pensare un anno prima, e può fare domanda, il comune di Parigi gli assegna una piazza, una via, un coso, a seconda anche del tipo di musica che fa. Sto guardando, sì, anche nei parchi ci sono concerti, cioè dappertutto, anche dal palazzo, sotto casa, al ristorantino e tutto quanto, insomma. E questa è una bellissima festa che vi consiglio di fare, anche perché la stagione 21 giugno, diciamo che c'è un clima mite a Parigi, difficilmente fa caldo, potrebbe esserci anche qualche volta brutto tempo, però speriamo di no, di solito è sempre andata bene. Poi c'è il 14 luglio, che è la festa nazionale, è la festa che mi piace meno delle tre che vi indico, perché è quella che mi piace meno. Allora, il 14 luglio è festa nazionale e troverete chiuso, chiuso tutto quanto. Allora, a livello per un turista è una giornata persa, perché se non vuole andare a vedere la parata negli Champs-Élysées, non può neanche andarsi su, chiudersi dentro su un museo, è tutto chiuso: ristoranti, bar, cinema. È chiuso anche il tratto della metropolitana principale, dove proprio c'è la parata per gran parte della giornata. È
non dico un caos, non ci si può muovere. Allora, veniamo alla festa in sé. Allora, la festa nazionale il 14 luglio è bella, bella, bella per quanto riguarda la parata, che è negli Champs-Élysées, è mastodontica. Là si vede tutta la grandezza della festa dell'arma di Parigi, di come festeggiano, è affascinante, è bella. Bisogna presentarsi negli Champs-Élysées e prendere il posto, uno dei migliori se si vuole vedere bene, alla mattina presto. E lì si sta in piedi, senza muoversi, tutti adaccati in piedi come soldatini per gran parte della giornata. È stancante. E vabbè, forse può meritare, non so. Quello che a me piace di questo 14 luglio è la festa che c'è il giorno prima, cioè la sera. Allora, in Piazza della Bastiglia c'è la festa principale, perché è da lì che è partita la Rivoluzione francese, e anche là si canta, si balla, si suona, ed è bella quella. Poi ci sono le caserme dei pompieri. A suo tempo, adesso non so se siano proprio così aperte, visto il periodo storico che c'è, siano aperte così tutte, che fanno il ballo dei pompieri. Per cui anche le caserme dei pompieri erano aperte, e una per arrondissement, e avevano le porte aperte, c'era il ballo, c'erano dei rinfreschi, si mangiava, si beveva ed era bello, era qualcosa di particolare. Adesso il ballo dei pompieri sicuramente c'è, però non so se sia così aperto a tutti. Ci saranno una serie di controlli, forse si dovrà avere un invito, non lo so, però diciamo che la festa principale bella è a Bastiglia. Poi un'altra cosa che secondo me non è da perdere sono i fuochi d'artificio alla Torre Eiffel, Trocadéro. Il panorama è suggestivo, i fuochi sono bellissimi. Che dire, che il problema è poi tornare a casa, tornare in albergo. Non sognatevi come ho fatto io di infilarvi sotto in metropolitana e venire a casa. Ci sono un sacco di bus navetta e di cose. Prendete quelli se riuscite, perché comunque ci sarà un ammasso di gente, sarà una coda, spintoni, e insomma, non è semplice. I taxi ve li sognate, allora sappiate sempre che in feste di questo genere qui o si torna a casa a piedi. O ci si organizza a piedi, neanche in taxi, insomma, quello è quell'unico problema. Bisogna avere tanta pazienza. Quello che allora io non sono mai riuscita ad andare alle 8 di mattina a prendermi il posto in Champs-Élysées perché ho sempre fatto tardi, perché appunto la festa della vigilia è quella più bella. Mi è capitato di andare a mezzogiorno, mi sono messa sul punto della Madeleine e ho visto la fine della sfilata. E così, forse è quella che vi consiglio meno, perché se uno non va per la sfilata, quel giorno lì è un po' buttato via. Insomma, mi pare che anche Euro Disney sia chiuso in quel giorno lì, fate attenzione. Una festa che invece mi piace tantissimo è quella che riguarda il terzo giovedì del mese di novembre, che è l'inaugurazione del vino novello, del Beaujolais Nouveau. Bellissima festa, a pari di quella della musica. Il terzo giovedì del mese di novembre, ecco lì la stagione è meno bella. Può far freddo, viene inaugurato il vino novello. Anche qua in tutta Parigi e anche penso in tutta la Francia si festeggia. Allora, quello che vi consiglio io è di non prendervi un posto in un ristorante prenotato dove vi vendono una bottiglia del novello. Vi conviene anche qua prendervi un quartiere a scelta. Io dico il Marais, dico Saint-Germain, ma può essere anche Bastille, Repubblica mi piace meno. Comunque, vi prendete un quartiere a scelta. E anche lì andate in giro per locali. Ci sono tanti bar, baretti, cantine che insieme al bicchiere di vino novello vi vendono un'assietta di fromage oppure un'assietta di patè. E si sta in piedi. E di lì ci si muove di bar in bar, in locale, si parla, si ride, si scherza, si beve anche troppo, per cui trovate sicuramente gente che casca per terra con un soffio. Però la festa è bellissima. Si festeggia anche in casa. Io una volta un parigino mi aveva invitato a casa sua, avevamo mangiato dei patè. Comunque, ecco, non spendete soldi per un ristorante. Si usa mangiare in piedi un po' di formaggio, un po' di patè o cosa. Se volete comprarvi la bottiglia del vino novello, non compratela in un ristorante o nel locale dove andate a festeggiare. Se andate in un locale, andate in un supermercato, il Monoprix o qualsiasi altro, e li trovate a un quarto del prezzo. Quest'anno l'inaugurazione del Beaujolais il terzo giovedì del mese di novembre viene il 16 novembre e questa è una festa che a me piace tantissimo, è veramente divertente, allegra, piena di gente giovane, merita.
Poi veniamo alle svendite. Le svendite parigine, allora come in Italia ci sono due volte, ci sono quelle invernali e quelle estive. Quelle estive incominciano il 28 giugno. Anche qui, se volete delle informazioni per quello che riguarda le svendite a Parigi o comunque la Francia, guardate Soldes Paris. Ci sono delle date ben precise che vengono stabilite dalla Camera del Commercio e quelle, insomma, vengono pubblicate, io le ho trovate già adesso per giugno, per cui vi potete prendere in anticipo. Svendite, conviene, non conviene? Allora, conviene perché tipo i negozi di grandi marchi, ad esempio Gucci, svende almeno del 70% già il primo giorno. C'è una coda fuori dal negozio dove stare ancora 2-3 ore sicuri, entrerete un po' alla volta, così come anche da Dolce & Gabbana per dirvi. E c'è anche la France 2, cioè viene fuori la presa a filmare appunto. Conviene dal punto di vista delle svendite, cosa se volete comprare qualcosa. Io adesso ho fatto il nome dei negozi così più prestigiosi, però anche per quelli che sono i grandi magazzini e tutto c'è da fare affare. Quello che vi consiglio è per le svendite, che siano quelle invernali, che siano quelle estive, perché così hanno insegnato a me, bisogna essere a Parigi almeno un paio di giorni prima. E far cosa? Fare tutto il giro dei negozi, provare i capi, a quel tempo noi ci segnavamo su un carnet la taglia, il prezzo e tutto, adesso si fa una foto, provare tutto, il momento che ci sono le svendite, che i negozi aprono alle 10 del mattino, tutta da ginnastica, roba semplicissima, passare e comprare quello che avevate già provato prima. Cioè dovete fare le corse, perché se pensate di venire a provare nel giorno che incominciano le svendite, non trovate più la roba. Sarà un macello, code, le casse, la roba buttata per terra, un disastro. Per cui si parte prima, si prova prima, si vede prima con calma quello che ci piace, almeno sicuro un giorno prima, se non anche due, tre, e poi il giorno delle svendite si parte raffica, si tira su tutto senza provare, l'avete già fatto, si va direttamente in cassa. Dalle 10 a mezzogiorno dovete già aver fatto i vostri acquisti dei saldi, perché dopo sarà l'inferno. Se poi incominciano di sabato, scappate, perché vi pestano, vi vengono addosso, vi tirano la roba, si arrabbiano, c'è gente che fa ressa. Questo nei negozi normali o nei grandi magazzini. Poi da Gucci, nei negozi un po' prestigiosi chiaramente non si va così, però insomma, io sono entrata per vedere cosa svendevano i prezzi, erano comunque alti anche se c'erano gli sconti del 70%, non erano per le mie tasche sicuramente. Poi un'altra data che mi sento di consigliarvi è quella quando incomincia il periodo natalizio, che ci sono le vetrine già addobbate. Io faccio gli anni il 1° dicembre, il 1° dicembre trovo già tutto arredato per il Natale, i negozi, le vetrine della Fayette che le fanno vedere anche la televisione, ma anche le vie, le piazze. Già a metà novembre trovate tutto ben arredato per il Natale. Se volete essere sicuri di andare un po' più avanti, i primi di dicembre è tutto ben addobbato e ben fatto, anche gli Champs-Élysées con tutte le loro luci. Ecco, queste sono le date che vi consiglio. Allora, 21 giugno, 14 luglio, il terzo giovedì del mese di novembre. E le svendite, chiaramente. Poi Parigi è bella in tutte le stagioni, insomma, settembre è anche un periodo molto trafficato perché ci sono i saloni del prêt-à-porter, per cui c'è tutto il mondo. Prenotare per le prime settimane di settembre anche gli alberghi, gli hotel sarà un po' un'impresa perché vanno tutti i buyer, vanno a fare gli acquisti, vanno a fare le sfilate. È bello perché si vede tutto il mondo, si vedono fotomodelle in giro dappertutto, però è un po' caotico, insomma. Ecco, con questo è tutto. Spero di esservi stata di aiuto. Se avete delle domande, se volete andare a Parigi, se volete avere maggiori informazioni, scrivetemele sotto, io vi rispondo volentieri. Vi saluto e al prossimo video. Ciao!